piacere. Ciao Stefano, ben arrivato a Udine. E tu sei Samira, giusto? La guida? Sono io, ti aspettavo. Dove, qual è l'itinerario, il programma di oggi? Oggi partiamo da Porta Aquileia, sì. Ti accompagnerò in bici e ti porterò a scoprire i posti più caratteristici della nostra città. Oh, ottimo, ottimo, anche perché sono arrivato ieri sera da Trieste e sono veramente curioso di scoprire un po' la vita cittadina. Perfetto. Andiamo. Ah, ma quindi qui a Udine ci sono altre ciclovie oltre alla Ida? Sì, oltre alla Ida c'è anche l'Alpe Adria che da Salisburgo arriva fino a Grado passando proprio per Udine. C'è una breve ma intensa salita. Andiamo, dai. Esagerata, dai, alla fine sarà 100 metri di salita. Sì, in effetti non è lunghissima. A piedi o in bici l'importante è arrivare sul piazzale qui del castello di Udine, perché come vedi la vista è meravigliosa, sia sulla pianura sia sulla cordigliera montana. Qua invece la città vecchia, quella che si vede a sinistra. Questa sì, hai la vista su tutta la città, qui c'è il Tempio Ossario e guarda un po', ci sono le frecce tricolori che ma si allenano. Guarda. Thank you.
strade anche da gravel. E come ciclabili la più famosa è l'Alpe Adria, che parte da Salisburgo, passa per Udine e arriva fino a Grado. Quindi volendo da qua potrei dire vado a Tarvisio, giusto? Che passa per andare in Austria. In Austria. Oppure posso andare giù al mare a Grado percorrendo l'Alpe Adria. Sì, perché Udine tra l'altro è una cittadina, diciamo, che ha un punto strategico in Friuli, si trova in una posizione centrale e con pochi chilometri raggiungi sia il mare sia la montagna. Eccoci qua Stefano, siamo in piazza Matteotti, questo è il salotto di Udine, è la piazza più amata dagli udinesi e certo anche i turisti che passano se ne innamorano, è ricca di gente, di vivacità, di giovani, aperitivi. Quindi da non esagerare troppo nel mio caso, sennò domani non riparto più verso Pordenone. Una delle tradizioni tipiche più antiche del Friuli e quindi anche di Udine sono le osterie. Uh-huh. E il rito del Taiut è inevitabile. Come hai detto, scusami? Il rito del Taiut. Taiut starebbe a dire? Un buon calice di vino bevuto in compagnia. In dialetto friulano questo? Sì, esatto. Il Taiut. E allora salute! Dovessi consigliare a un amico quando venire a Udine a fare un giro in bici, no? Comunque Udine e dintorni, quale sarebbe secondo te la stagione più adatta? Ovviamente dalla primavera, estate, autunno, e io ti suggerirei volendo anche l'inverno, perché non ci sono più gli inverni rigidi, per cui sì, perché no, un po' tutto l'anno. È chiaro che adesso in primavera la natura dà il meglio di sé. Visto che siamo una regione tra mare e montagna, sono soventi anche dei rovesci, per cui un keyway antipioggia nel bikepacking è sempre consigliato. Stefano, il nostro giro si conclude qui. Spero tu ti sia divertito qui a Udine. Certo che mi sono divertito, anzi, grazie a te sono riuscito a conoscere anche alcune zone che sinceramente avevo letto sui libri di storia, no? Però con la guida è molto più facile, poi anche alcuni aneddoti come la piazza che ha tre nomi, però in realtà è sempre la stessa, molto carina. Bella. Il salotto di Udine, mi è piaciuta come definizione. Mi fa molto piacere. Poi ci sono anche altri posti che la prossima volta ti porterò. Spero che tu ritorni. Se ci sarà occasione, guarda, volentieri ti contatterò, perché mi piace moltissimo come regione e anche la città proprio. Fa molto piacere. Mentre tu adesso dove sei diretto? Ma adesso proseguo sulla ciclovia Ida, quindi vado a Pordenone e poi da Pordenone proseguo sul Veneto, la Lombardia e poi il Piemonte. Fantastico! E allora buon proseguimento e buone pedalate. Grazie mille Samira, ciao, a presto, ciao!